Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Quest'oggi ci troviamo su Pro Cycling Manager versione 2013, ovvero l'ultima versione uscita finora. La nuova esce adesso ai primi di giugno e dovrebbe essere molto bella. I cambiamenti dal 2012 al 2013 sono stati radicali, ovvero i corridori si comportano in modo molto più realistico. Prima sembravano dei robot nel 2012, nel 2013 si comportano in modo molto più realistico. Per chi fa ciclismo o per chi comunque vede il ciclismo così, noterà una somiglianza veramente forte tra il Pro Cycling e la realtà. Pro Cycling 2013, ovviamente il 12, vi dicevo, è molto più, sembrano un po' più robot. Comunque, inizieremo una stagione, una serie che porterò avanti se vi piace, naturalmente, perché se non vi piace, diciamo che non sto qui neanche tanto a sbattermi. A me è un gioco che mi piace molto, perché io pratico ciclismo. Comunque, inizieremo una carriera che io ho appena iniziato. Queste qua sono le mie carriere che ho iniziato. Tipo, abbiamo il team Canyon del Pro Cycling, il team Galaxy S5, che è un team che ho fatto, diciamo, per me. Qui praticamente tu puoi creare la tua squadra con il tuo nome, la tua maglia e i corridori che vuoi, con un budget di soldi che hai, no? All'inizio della stagione. Astana Pro Team, Vini Fantini. Allora, noi inizieremo con l'Androni Giocattoli Venezuela, ovvero una squadra Continental Pro, che è una squadra che partecipa adesso al Giro d'Italia, un po' come la Vini Fantini, che quest'anno si chiama Neri Sottoli. Comunque, andremo a affrontare la stagione con l'Androni Giocattoli Venezuela. Quindi noi andremo avanti con questa squadra e faremo le corse con questa squadra. Allora, come vediamo, siamo proprio all'inizio. Qui abbiamo i messaggi, quindi quello, noi siamo il dirigente, quindi il direttore sportivo, quindi qua ci arrivano le varie mail con i vari obiettivi, picchi di forma, tipo obiettivi. Noi possiamo andare a vedere tipo Bortazzo, sì, giusto? Sì, Bortazzo, questo corridore. Qua possiamo vedere le sue specifiche, tipo pianura, montagna, collina, cronometro, pavé, resistenza. Possiamo vedere i suoi dettagli. E qua è tutta la sua curva di forma fisica, quindi fatica e forma. Qui possiamo mettere tipo gli obiettivi, tipo questa è una gara, tipo GP di Stresa, principale, importanza principale. Interesse, no, sì, comunque principale, ok. Andiamo direttamente a fare una simulazione totale, così saltiamo tutti i giorni d'allenamento che non ci interessano e passiamo così al gameplay. Dovremmo acquistare anche del materiale per affrontare la stagione, quindi delle biciclette, dei caschi e delle ruote. Ecco, qua ci avvisano che delle questioni. Allora, gli obiettivi, sì, accettiamo già gli obiettivi. Andiamo avanti con la nostra simulazione, in modo tale che andremo immediatamente a correre. Adesso mi sembra che entro l'11 dovremmo confermare il calendario. Accetta. Anche qua, accetta. Ancora. Sì, ma cos'è che c'era il problema? Nessuno. Alcune questioni meritano la tua attenzione. Ok. Ultimo giorno, vediamo, tour. Facciamo il criterium. Pagina 2. L'Amstel, Parigi-Roubaix, quindi tutte le corse principali, Super Giro d'Italia, le 5 giorni di Dunkerque. Tour de France e andiamo avanti ancora.
che merita ancora della mia attenzione? Accetto. Andiamo avanti. Risposta dagli organizzatori della gara. A seguito delle tue recenti richieste di iscrizione, gli organizzatori hanno preso la decisione. Sei stato invitato alle seguenti gare. Che scendere. Allora. 5 giorni. Aspetta. Se sarà inviato alle seguenti gare. Criterio internazionale. Tuttavia la tua richiesta non sarà scelta per i seguenti. 5 giorni. Allora, australiani noi non ne abbiamo, quindi non dovremmo avere wild card Tour de France. 8 team hanno richiesto, magari la scelta sarà del 20 gennaio. Quindi il 20 di gennaio ci diranno se ci hanno accettato o no nel Tour de France. Perché? Perché ricordiamo che i team Continental Pro, come il nostro, quello che vi ho detto, non sono dei team pro tour, quindi che hanno diritto ad andare nelle corse più importanti e principali. Devono appunto avere un invito per andare alla corsa. Allora, adesso saremo felici che Manuel, Angel e Rebiano partecipi. Vediamo un po' di negoziare. E spariamo lì una cifra tipo 4.200. La somma sarebbe stata la somma. Accetta. Allora, andiamo a simulare fino al 20. E il 20 ci arriverà se ci hanno accettato al Tour de France, cioè una delle corse più, anzi la corsa più importante, la corsa a tappe più importante di tutte. Allora, l'organizzazione ha lanciato l'elenco di team che parteciperanno alla parte della gara. Sono diventati 3 team. Squadre per il Tour de France. Team Europe Car. Niente, mi sa che non ci hanno accettato. No, non ci hanno accettato. Non ci hanno accettato. Niente, allora non ci hanno accettato, ma adesso andiamo a comprare i materiali. Noi dobbiamo comprare le nostre passolo. E abbiamo. Ah, ce le abbiamo già tutte. Perfetto, abbiamo già le passolo, abbiamo già. Ruote, compriamo le Z-Win. Anche queste qua. E caschi, io prendiamo gli Acex. Così. Allora, procediamo ad andare a correre. Questa è la nostra altimetria, quindi dovremo prendere dei corridori. Vediamo un po'. Andiamo avanti, biciclette. Allora, gente che va forte in pianura. Ho bisogno di gente che vada forte in pianura. Matteo De Sevra, Alessandro Montaguti, Gavazzi, Franco Pellizzotti. Beh, tipo al posto di Sulla metto Pellizzotti dentro. Ok, andiamo avanti. Bici passolo da un po' questa passolo qua con ruota anteriore Z-Win 809 e posteriore due strike caschetto Acex. Qua dovremmo stabilire appunto i valori tipo libero, leader, gregario. Allora abbiamo leader Franco Pellizzotti che è il più forte, libero, quindi che possono andare in fuga, possono fare quello che vogliono, Fabio Fellini e Manuel Angelo Rubiano, e poi dietro gregari, quindi che devono tirare per il leader, Marco Friporti, Francesco Rida e Jairo Ermiti. Allora, quindi noi andremo in fuga con Felline. Proviamo subito una fuga con Fabio Felline, giusto per vedere, testare un po' la condizione e vedere un po' che cosa riescono a fare.
Eccoci qua. Allora, andiamo con Felline. Ecco qua il nostro corridore. Vediamo già attacco, quindi pronti via attaccare. Ok, partiti. Felline vuole subito attaccare. Già lo vediamo che si porta sulla sinistra, che tenta di sorpassare tutti e fare il suo scatto. Forse qui avanti troverà spazio. Sì, qua forse trova spazio se il corridore della Saxo Tinto si sposta magari. Eccolo qua che parte, Fabio Felline. Fuga per Fabio Felline, 9 secondi, 10 secondi. Prova subito ad andarsene via. Si mette giù subito a menare da solo, via. 74 questo è lo sforzo. Portiamo. Andiamo a vedere proprio lui che è lì davanti che spinge come un dannato. E attenzione perché un altro corridore, ovvero Hoberg, si porta sulla sua ruota. Allora, vediamo un po' come si manifesta, come sarà la gara. La gara appunto sarà di 158 km, tra 79 c'è il traguardo volante, che speriamo di andare a vincere, e procediamo. Qua a sinistra vediamo le borracce, quindi quando i corridori non hanno più acqua dovremo andare a fare rifornimento. Gel energetici, quel cosino arancione, cursore di resistenza, sforzo, battiti cardiaci, perché allora dobbiamo anche tenere un po' sotto controllo il nostro corridore, perché se lo facciamo tirare troppo all'inizio si spompa e poi chiaramente non va più. Adesso l'andatura è molto alta, siamo sui 50 km orari, adesso lo rallenta perché naturalmente inizia una leggera salita. Intanto vediamo un po' le varie visuali. Possiamo vedere qua le varie visuali dalle varie moto. Qua il gruppo, retrogruppo. Qua è dove c'è il traguardo volante, qua la videocamera principale, elicottero. Ma noi torniamo con questa visuale qua. Allora, inizieremo con questo team, quindi l'androni giocattoli Venezuela. E dopo la prossima stagione prenderemo un team World Tour, quindi un team molto molto più importante. Allora abbassiamo un po' il cursore sforzo perché non voglio farlo tirare così tanto, se no mi si spompa. Siamo già quasi a 60 km orari, quindi stiamo veramente viaggiando bene. 8 minuti e 22 il vantaggio sul gruppo. 8 minuti e 22 secondi. La corsa dovrebbe anche essere abbastanza semplice perché appunto adesso stiamo affrontando una serie di salite e dopo diciamo è tutta discesa fino all'arrivo, quindi dovrebbe essere anche abbastanza semplice come corsa. Infatti io adesso ne farei anche risparmiare qualcosina al nostro corridore, anche perché ormai ha quasi 10 minuti dal gruppo, ma 10 minuti sono niente, in un attimo ci vengono a prendere. Tipo adesso sono 135, mettiamo che il gruppo inizia a tirare, entro 30 km il gruppo è addosso, quindi facciamolo risparmiare un po' il nostro Fabio Felline, corridore italiano dell'Androni Giocattoli Venezuela,
che nonostante lo sto facendo risparmiare, facciamo 65, quindi lo facciamo proprio, diciamo, risparmiare. Le diamo tira, quindi non tira da solo, quindi diciamo che si danno i cambi tra lui e il compagno. Some team managers mustn't appreciate the 10 minuti e 24. Se il corridore quello lì magari si mettesse un po' a tirare, mi farebbe un favore. Così Fabio si riprende. Allora adesso gli facciamo prendere la borraccia, così fa rifornimento. Intanto facciamo fare rifornimento agli altri corridori. Ok, torniamo su Felline e torniamo sulla nostra visuale. 10 minuti e 12 secondi, se dovrebbe iniziare la discesa. Quando vediamo che il vantaggio va appunto sotto gli 8 minuti, ci rimettiamo a tirare, però così almeno adesso i corridori si riescono a riposare un po' e magari a tenersi per il finale, perché se magari Hauber, questo qui, si mettesse a tirare un pochino. Allora adesso però dobbiamo metterci noi a tirare, a fare un po' di ritmo, perché qua veramente stiamo dormendo e quindi se si dorme si dorme. Via, subito 47 km orari. Allora andiamo avanti un po', perché 8 per, vediamo un po'. Andiamo. Sì, sembrano mongoli, però è l'8 per che li fa diventare così. Però allora, andiamo avanti. Andiamo a 8 chilometri. Facciamone prendere ancora l'acqua per fare il rifornimento. Cambiamo visuale, che abbiamo bisogno della visuale da sopra adesso. Ci posizioniamo qua dietro. Mancano 7 km al traguardo volante, quindi anzi ci posizioniamo qui dietro. Siamo pronti a fare l'attacco. Intanto qui dietro lo facciamo fare il rifornimento, torniamo da lui e ci prepariamo per l'attacco, per il traguardo volante. Mancano 4 km. Mettiamo nella fascia volata. Non capisco come faccia, comunque ci ha dato. Vabbè, si vede che era più fresco di noi. Vabbè, ci sono rimasto veramente di merda, perché guardate, volata 72 per Felline e per lui 66, quindi
Comunque 10 km, ce n'è un'altra. Ci ritentiamo in questa. Vediamo chi ha più potenza in volata. È proprio Fellini che è quello che ne ha più di tutti. Allora, portiamo davanti qualcuno della squadra, tipo Pellizzotti, lo portiamo qui. Ma non capisco come mai faccia così. Ma no, su Pellizzotti, ma fa fanculo. Che stupido. Avanti, avanti, dai. Cinquantanove all'arrivo. Chiamiamo su qualcuno, anche lui. Vai. Ah. Posizionarti lì. Anche lui, vai a posizionarti qui. Dai, dai, anche Remiti. Tutti su, tutti su. E ora che inizi il lavoro, deve iniziare il treno. Eremiti, lui fa parte. Lo mettiamo davanti a tirare fra porti. Vediamo già il gel energetico. Poi i Remiti si posizioni lì di dietro. Ehi, belli. Qui è Fellini. Ma è Fellini qua. Oh.
can see that the pack is increasing the pace. It's going to be difficult to break away now. There's nobody out in front, so with less than 20 kilometers to go, it's beginning to look as though it's going to end in a mass sprint. Look out, he's breaking away. Chilometri, dai, 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 Remiti, dai, Remiti, dai, no, ha piantato, sa che è saltato, Remiti, dai, 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 solo dai, dai, menare, menare, Remiti, dai, Remiti, 34 secondi, continua, continua così, Remiti, vai benissimo. Dai, 9 km, dai, 9 km. Dai, Remiti, dai, Remiti. Dai, Remiti. Dai, Remiti. Dai, 8 km. Dai, 8 km. Un minuto. Dai, 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 Remiti. Continua. Devi perseverare nella tua azione. Dai, Remiti. Dai, Remiti. 5 km. Provaci Remiti, provaci Remiti. I brividi. Dai, 4 e 9. Prova Remiti, provaci. Provaci. Entri 3 km e 9. Dai Remiti, 34 secondi di vantaggio. Dai Remiti. 2 e 9. 2 km e 9, Remiti. Vai, dai, su adesso. Sprinta, sprinta. Anzi no, 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 continua a tirare. Giù di sella, continua a tirare. Continua a tirare. Giù di sella. Bravo così. Dai. Che manca 1 km e mezzo. Se no si pianta. Ultimo chilometro. Ultimo chilometro. 900. 900. Sprinta adesso. Tutto quello che hai, tutto quello che hai. 400. 300. Remiti. Va a vincere la prima tappa, Remiti. Olè. E andiamo. E andiamo. Remiti vince la prima tappa. Una bella vittoria. Una bella vittoria per questa prima puntata. E andiamo. Bravi, bravi. E andiamo. Bravissimi, bravissimi. E andiamo. Remiti, e vediamo il replay, che lui è andato via da solo, ha anticipato tutti, ha fatto la sua azione, stava bene, la sua forma c'era, ha sprintato al momento giusto e è andato a chiudere vincendo benissimo, benissimo. Grande Remiti, adesso andiamo al replay del podio, andiamo a vedere il podio. Bene ragazzi, per oggi appunto è tutto, spero che vi sia piaciuta questa serie e la porterò avanti, e queste sono le premiazioni e bella a tutti!